Ciao ragazzi, eccoci qui. Siamo chiusi in quarantena tutti quanti, cerchiamo di farci passare il tempo in modo costruttivo e quindi facciamo un po' di esercizio con quello che c'è a disposizione. Ho recuperato un paio di calzini che sono cose facilmente reperibili, li arrotolo per fare una specie di pallina che funziona perfettamente. Ne ho altri due e se non ne avessi abbastanza, perché almeno tre, visto che ormai siete dei professionisti, servono, me li faccio prestare da un compagno. Ah, eccoli, perfetto. Arrotolo anche questi, metto insieme le estremità e ottengo così tre oggetti tondi. Quindi ricominciamo con gli esercizi con una pallina, con due palline, quindi lancio, prendo, lancio, prendo. Se questo ovviamente è facile, lancio, batto, prendo, lancio, batto, prendo, lancio, batto, prendo. Vi ricordate, questo l'abbiamo fatto su varie parti del corpo, quindi testa, testa, spalla, spalla, petto, petto, gamba, gamba, piede, piede. E questo è facile. Possiamo provare l'incrocio, lancio, lancio, prendo, prendo, incrocio, sempre destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, destra. Posso lanciarli tutti insieme, battere le mani e riprenderli. Lanciarli tutti insieme, battere le mani e prenderli incrociati, se mi riesce, per fortuna ne ho un altro comodo, comodo, posso lanciarli, battere le mani, incrociare e prendere. Lanciare, battere le mani, riprenderli e poi fare la stessa cosa dall'altra parte. Ah, a questo punto possiamo provare con tre palline, quasi, possiamo provare con tre calzini e possiamo fare lancio, 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 lancio. E come vedete già tre calzini possono diventare stabili facilmente, sono abbastanza pesanti, sono morbidi anche se vi cadono in testa. Amen. Possiamo provare a fare i lanci esterni passando da sopra con un braccio oppure con l'altro braccio. Possiamo provare a lanciarle tutte esterne. E come vedete ce n'è di che passare le intere giornate. Fare quello che abbiamo provato a lezione, non so se riesce con i calzini. Lancio, faccio rimbalzare, no, non è riuscito, ci riprovo. Devo scegliere il calzino giusto, quello che rimbalza un po' meglio degli altri. Lancio, faccio rimbalzare e riprendo a giocare. Esatto, così. Abbiamo provato anche i lanci a colonne, lancio singolo, lancio doppio, lancio singolo. E con l'altra mano, lancio singolo, lancio doppio, lancio singolo. Possiamo fare incrociare i lanci doppi. E questo solo per cominciare. Sono mille cose che si possono fare anche solo con due palline. Lancio, prendo, lancio, prendo, lancio, prendo, prendo, lascio, lascio, prendo. Prendo, lascio, lascio, prendo, prendo, lascio, lascio. Questo ve lo ricordate? Una palla va verso l'alto e l'altra si sposta da una mano all'altra. Più semplice, se questo non vi viene subito, potete provare la versione più semplice che è lancio, tocco, lancio, tocco. Tocco, lancio, tocco e poi piano piano uno va su e l'altro si sposta in una mano e si sposta nell'altra mano. Questo con tre palline è difficilissimo, ve lo faccio vedere per concludere, vi faccio vedere qualche trick più avanzato che vi spiegherò nei prossimi video. Intanto spero ci arrivi qualche voce che ci faccia sapere che vi state allenando, così possiamo fornirvi materiale più avanzato. Il box con tre palline, che è quello di prima, questo. Okay. E poi ci sono tante cose che si possono fare con tre oggetti. Ve le lascio scoprire, vi faccio vedere un po'. Oh!
eccetera, eccetera. Questo è quanto per il momento, vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi presto dal vivo e non soltanto in video, ma cercherò di mandarvi altro materiale quanto prima. Ciao, a presto!